Due brevi episodi dei Il Signor Veneranda di Carlo Manzoni, per sorridere un po'. Il Signor Veneranda entrò in una drogheria. «Scusi», chiese il Signor Veneranda al droghiere, «lei ha qualche cosa per preservare la lana dalle tarme?» «Certo», disse il droghiere, «abbiamo della naftalina, è ottima». «Benissimo», disse il Signor Veneranda, «allora mi dia due matasse di lana». «Come?» chiese il droghiere, che credeva di non aver capito bene. «Mi dia», ripeté il signor Veneranda, «due matasse di lana». «Ma non vuole la naftalina?» chiese il droghiere stupito. «Io prima di tutto vorrei della lana», disse il signor Veneranda. «Non posso mica farmi le maglie con la naftalina. Lei forse le maglie se le fa con la naftalina?» «Ma...» balbettò il droghiere, «lei mi ha chiesto qualche cosa per preservare la lana dalle tarme». «Quale lana?» chiese il signor Veneranda. «Si può sapere quale lana devo preservare dalle tarme? Se devo preservare la lana dalle tarme, mi dia della lana!» «Io non vendo lana, vendo naftalina», disse il droghiere. «E io non posso comprare la naftalina se non ho la lana», disse il signor Veneranda. «Uff, lei vende cose che non servono a niente, vuol dire che la lana la comprerò in un altro negozio. Allora via, su, mi dia delle tarme!» «Delle cosa?» chiese il droghiere stupito. «Delle tarme!» disse il signor Veneranda. «Adesso mi dirà che non ha neanche le tarme, e allora cosa sta qui a fare? Ma vado un po' al diavolo!» E il signor Veneranda uscì dal negozio sbattendo la porta e brontolando. Dopo poco entrò in una biblioteca e si sdraiò comodamente in una poltrona nella sala di lettura. Tirò fuori una lettera dalla tasca e si mise a leggere ad alta voce. «Scusi», disse un vecchio signore seduto lì accanto, «la prego di leggere mentalmente». «Che cosa dovrei leggere mentalmente?» chiese il signor Veneranda. «Non so», disse il vecchio signore, «quello che vuole lei, questa è una biblioteca, ci sono molti libri». «Io non leggo libri», disse il signor Veneranda, «non mi interessano, leggo questa lettera, è una lettera di mio fratello». «Va bene», balbettò il vecchio signore confuso, «legga quello che vuole, ma mentalmente». «E perché dovrei leggere mentalmente?» chiese il signor Veneranda, «è inutile che legga mentalmente se so già quello che c'è scritto». «E allora perché rilegge ad alta voce?» «Ma lei lo sa cosa mi scrive mio fratello?» «Io no», disse il vecchio signore. «E allora se non leggo ad alta voce, lei non lo potrà mai sapere», rispose il signor Veneranda. «E a me», disse il vecchio, «che cosa importa di sapere quello che le scrive suo fratello?» «Se suo fratello le scrivesse, mio caro signore, le importerebbe sapere che cosa le scrive?» domandò il signor Veneranda. «Certo che mi importerebbe». «E allora se leggesse ad alta voce una lettera di suo fratello, lei ascolterebbe?» chiese il signor Veneranda. «Ascolterei», disse il vecchio signore, che non si poteva più arrabbiare. «E perché dovrei ricevere io le lettere di suo fratello?» urlò il signor Veneranda perdendo la pazienza. «Ma sa che lei è un bel tifo? Io ricevo le lettere di mio fratello e non quelle del suo! Ma guarda che razza di pretese! Adesso vuole che legga ad alta voce le lettere di suo fratello! Io che non so nemmeno chi sia!» E il signor Veneranda si alzò dalla poltrona, si rimise in tasca la lettera e si allontanò, brontolando.